Ciao ragazzi, un salutone da Tafone. Allora, rieccoci qua col nono episodio di XCOM Enemy Within con la mod Long War. Allora, dovrebbero essere anche tornati tutti. L'assalto mi piace, il mitragliere mi piace, il medico mi piace, il cecchino mi piace, però gli cambiamo gli armamenti, gli mettiamo lo scope. Perfetto. Poi vediamo. Un altro mitragliere mi piace. Un altro medico mi piace. Ne ho altri due. Vediamo se c'è qualche scout. Dimmi che è lo scout. Perfetto, sì, questo mi piace. Un fante. Ma anche i fanti mi piacciono, però meno due d'armatura. Boh. Andiamo così con la missione. Pronti, partenza, via. Strike 1, prepararsi allo sbarco. Vai di assalto. Ascoltate, nella prossima missione vi invieremo nella zona interna della Nigeria. Secondo una ferrovia. I rapporti ricevuti, il numero dei tentativi di rapimento alieno sarebbe in crescita. Dovremmo agire velocemente se vogliamo arginare la diffusione del panico. Centrale, Big Sky in posizione per raggiungere il luogo del rapimento. Strike 1 attende il permesso di sbarco. Ricevuto, Big Sky. Strike 1 ha il permesso di ingaggiare bersagli ostili. Guardatevi le spalle, gente. Allora, il cecco, il cecco, il cecco, il cecco. Intanto lo mando qua, che poi lo mando là sopra. Il medico in copertura pesante. L'altro medico di qua in copertura media, il mitragliere, tanto al momento non li becco, oppure col culo che ho li becco, che sono tutti disabilitati, ma chi se ne frega. Questo lo muovo di qua. E l'ultimo che è il fuciliere di qua. Vediamo se troviamo, sentiamo qualche attività aliena. No, nessuna attività aliena. Intanto noi muoviamo il cecchino qua sopra. Minchia, neanche uno. Che mi avete detto giustamente che posso metterlo in guardia con la pistola. Quando mi scrivete gli ascolto i consigli. Poi magari non li faccio, mi dimentico, cose di questo genere, ma è da me. Minchia, qua in fondo, eh. È che era là? Ma la posizione peggiore l'ho lasciato. Proprio nella posizione peggiore. Allora, perché mi dici che sei il bersaglio, scusa, eh? Aspetta
spettacolo inquietante. Cazzo, i cosi volanti anche no. Dire dove termina il materiale organico e dove inizia la macchina. Non vincerà alcun concorso di bellezza, questo è certo. E per fortuna che tutti, quasi tutti i cecchini stanno all'addestramento aereo. Ciao ciao. Cazzo, però è quello che sembrano giusto giusto su, lo fiancheggiano. Eccala. Riusciamo a tirarlo su, riusciamo a tirarlo su, riusciamo a tirarlo su. Riusciamo a tirarlo su. Pure l'acido gli ha mutato sopra. Do cazzo al medico più vicino, è qua. Che attacco con pistola. No, piuttosto preferisco quello. Bocca boia, quanti cazzo sono? Mica, visto che era in guardia. Sì. 69, 69. Ok. Grandissimo medico. Ok, questo c'ha il mitraglione pesante. Allora, di cosi volanti non ce ne sono più. No, ci sono quelli. Questo quanto mi regge ancora? No, cazzo, il miss, no, porca trota. Settantasette, settantuno. Ok. Risoluto, grandissimo. Cazzo, ce n'è un altro. Guardia. Sì, perché se si avvicinano troppo reagisce velocemente questo. Ottimo, grandissimo ragazzo. Questo si muove. Lo so che sta venendo un fuoco pesante. Quello me lo fiancheggia, porca troia. Mancato, ottimo, 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 ottimo. 89. 89, quello me lo devi far grandissimo, questo me lo fa fuori. Ottimo. No, no, veniamo subito dal medico. Dove sta il medico? Dove cazzo sta il medico? Posizione confermata. Rianimazione. Porca troia. Allora, questo in questo momento... Che cazzo è che lo fiancheggia? Posizione confermata. Ok, andato.
Vai ragazzo. Ottimo, perfetto. Questo riuscirebbe anche a fare il giro volendo e vediamo. Fuoco in corsa, via. Arriva qua la copertura. Perfetto, direi. E te... te ti metti in guardia per ora. Affirmative. 71%. No, me l'ha mancato, cazzarola. Minchia, che grossi sono. Vai ragazzo, è tuo. Un'altra vittoria. Eilà. Bel lavoro, comandante. Porca boia, sono ricevuto danni sto giro. Ho rischiato di perdere anche gente, porca boia. Vabbè, va bene così, dai. Minchia, ferito 26 giorni, ferito grave 30 giorni. Però abbiamo i primi sergenti. Ehi là, colpo in testa. Con un fucile a canna lunga da secchino spara un colpo che ignora la penalità alla probabilità di critico basato sulla distanza. La probabilità di critico aumentata 30% danni critici extra dipendenti dal grado tecnologico dell'arma. State scelte le loro versioni avanzate e permette un tiro di portata illimitata senza tenere turni per il recupero 2. Colpo incapacitante. Permette al checking dell'arma? No. Colpo la permette di sparare e mettersi di guardia con fucile di precisione dopo il movimento. Riduce di 10 la mira del soldato in caso di attacchi dopo aver effettuato un'azione che comporti un costo azione. Cazzo, questo sarebbe... No, no, questo. Colpo rapido. Meno 10 di cosa, ma almeno può sparare. Eila! Attenzione! Colpi triturati. Munizioni et, perché quegli stronzi sono comunque pesanti. Rianimazione. Questa è buona. Full medico proprio. Questo è il... il fante. Risoluto, fuoco di copertura, carnefice. Aspetta, fuoco di copertura cosa dà? No, scusate, carnefice, aumenta 10. Saluto uguale. No, no. Andiamo al fuoco di copertura che mi piace di più. Ottimo. Perfetto. Vi terremo d'occhio. Bravo, tienimi d'occhio te. Perfetto. E guardate cosa buttiamo fuori adesso. Il primo robottino. Che potremmo mettere anche questo, direi, in un gruppo ci può stare. Tanto questi al massimo si riparano. Per cui... come nessun intercettore disponibile. Cazzo, vero, ce li ho tutti danneggiati. Almeno. Eh sì, ce li ho tutti danneggiati. Porca troia. Porca, porca, porca. Vabbè. Invia oggetti, due scienziati, ottimo. E abbiamo finito la prima rimessa. Nuova rimessa. Perfetto, per cui... hangar, elenco velivoli, 13 giorni. Selezionando un velivolo, cioè... specifico nell'hangar, potrà scegliere di modificarne gli armamenti per adattarli alle nostre necessità. Cadenza di fuoco rapida, portata lunga, danno mediocre, penetrazione mediocre, lunga, mediocre... beh, cazzo. 7 giorni, beh, tanto lo devono anche riparare, per cui... cioè, guarda, boh, non so, vabbè.
Realizza soldati. Oh la 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 la. Però aspettate, dove cazzo si vedono i... Elenco veicoli. E gli sciv dove cacchio si vedono, scusa? Stamattina sono arrivati nuovi ingegneri, comandante. Ti piace l'idea, eh? Di ricevere altra manodopera. Non ho abbastanza soldi. I dottori hanno completato le rispettive ricerche su questa sostanza, la fusione. Dovremmo costruire un laboratorio genetico o un laboratorio cibernetico per approfittare di questi nuovi sviluppi. Quella massa di carne e metallo mi angoscia. Cosa rischiamo con lo studio della fusione tra umani e macchine? Ci porremo un limite rifiutandoci di superarlo o andremo avanti, disposti a sacrificare tutto per ottenere la vittoria totale? Devo credere che non sia quello il nostro futuro, ammesso chiaramente che la tecnologia aliena rimanga nelle mani giuste. A posto siamo. Rapporto del consiglio. Prima abbiamo fatto A, adesso abbiamo fatto schifissimo. Due scienziati e altri due scienziati sono comodi perché facciamo le ricerche molto veloci. Rilevato contatto. Ignora contatto, non ho Rilevato contatto. Non ho intercettori. Comandante, abbiamo perso un satellite. Finché non ripristineremo la copertura satellitare, la nazione che monitorava sospenderà i suoi contributi mensili. Apposta siamo. Comandante, abbiamo diverse segnalazioni di nuovi rapimenti in corso. Vabbè, 16 minuti, per cui facciamone un altro. Vediamo se posso metterlo lo shiv. Tuono 1. Lo mettiamo. Ma sì, dai, tuono 1. Mi piace anche tuono 1. Elfante... No, queste sono... A curare. Fa un altro cecchino... Beh, c'ho già un cecchino e uno scout. Medico, via. Modifica unità. Armamenti. Vabbè. Cannone automatico, personalizza. Un cazzo si può personalizzare. Vaffanculo, vabbè. Sul posto. Per questa missione verremo inviati in Messico. Oh, il cimitero, lo odio. A rapire bersagli civili in diverse città di tutto il mondo. Il cimitero. Dobbiamo recarci sul luogo e intervenire il prima possibile. Tanto mi scolo un sorso d'acqua. No, beh, in realtà il cimitero è carino perché c'è un bel po' di coperture. No, non mi fanno vedere il robotino che scende. Centrale, qui Big Sky. La squadra sta toccando terra. Attendiamo i vostri... Occhio, quanto cazzo si muove? Big Sky. Vi riceviamo perfettamente. Strike 1 ha luce verde per procedere. Ma che figata, eh? Magari... No, peccato. Se dava la copertura anche era... un qualcosa di OP. Allora... Il cecchino. Mi sto muovendo. Mi muovo. Tanto frattempo arrivano i messaggi della Vodafone.
E qua c'è lo scautino, che comunque lo scautino, ragazzi, deve uscire da tiratore scelto. Cioè, sono quasi meglio gli scout dei cecchini. Eccola lì. Guardalo. Boom, baby. 4 danni. Mi sa che mi conviene cominciare a ricercare la tecnologia laser. Dopo. Cazzo, mi hanno fiancheggiato tutti. Stanno cambiando posizione. No, ti faccio cambiare io posizione, te. No, però voglio vedere lo shiv, voglio vedere lo shiv in combattimento. Bellissimo. Stupendo. Dai, finiscitelo. Bravo. Sì, signor comandante. Posizione confermata. Ci penso io. Vediamo se li becco. Sì, signor comandante. Vediamo, vediamo. Da qualche parte sono però, eh. Beh, cazzo, già un 67% non è malvagio comunque, eh. 54, questo 54. Ma andiamo uno o l'altro lo stesso. Ottimo. Quanto è bello il robottino. Non li avevo mai fatti i robottini. Cazzo che scannonate però, che cucciucciano. No, tu resta di guardia qua. Cazzo di merda. Andiamo a questo, 23, 79. Gli ha fatto il pelo. Fiancheggiato, ottimo. Minchia, cattivissimo. Cattivissimo robottino. Avanzo alla posizione. No, 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 non è valido, non era conteggiato quel fluttuante lì. Non me l'avete fatto vedere, strozzi. No, no, mo' lo faccio fare blow up, guarda, eh. Blow up.
No, no, vabbè, aspetta, prendiamola prima che sparisca. Abbiamo il bottino. Anche perché ne abbiamo data via un bel po'. Ci penso io. Se dovessi azzardare un'ipotesi basandomi sul suo... Cazzo, quello stealth! Che gli alieni hanno sviluppato quest'unità con lo scopo di trovare e isolare bersagli singoli. Possiede anche un sofisticato sistema di schivata. Forse dovremmo provare a evitare quei tentacoli. Minchia! Le munizioni scarseggiano! Che sciottata che gli ha tirato! Cento per cento, perché aereo? È comunque considerato aereo. Wow. Comandante, l'operazione... Che cazzo? Direi proprio di sì. Perfettissimo, direi. Lavoro eccellente, comandante. Sono colpita dal fatto che abbiate recuperato così tanta fusione senza subire perdite. Nessuno mi ha fatto il livello, però... Bastardi. Vabbè, facciamo un altro paio di giorni, se riusciamo. Notizie dell'ultima ora. Rapporti provenienti da tutto il mondo indicano un cambiamento del fenomeno alieno che ora colpisce tutte le città terrestri. Abbiamo ricevuto conferma... Sembra che abbiano cambiato tattica. Ma perché? Perché cambiare? È un messaggio al mondo intero. Niente può fermarli. Continueremo a tenervi aggiornati sugli incidenti. E quegli alieni lì sono bastardi. Oi oi oi. Allora, attività aliena molto difficile. Questa, ragazzi, la facciamo nel prossimo episodio con calma e con tranquillità. Perché questa sarà una rogna. Per cui, ragazzi, dal Tarfone Nazionale è tutto. Un salutone. Scusate le cazzate, ma... ragazzi, a me piace sparare. Di strategico sto giro qua ci sto dando molto poco, anche perché comunque sto cercando di farvi uscire i video e basta. Dai, ci vediamo al prossimo episodio, un salutone e alla prossima. Ciao ciao!